Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Noi ci prendiamo una pausa dalla stretta attualità finanziaria e economica che vi raccontiamo attraverso le nostre dirette per focalizzarci invece su un tema molto importante e interessante. Lo potete leggere nella strap, nel titolo della nostra trasmissione: come si accompagna una startup al successo? Beh, diciamo che questo è un obiettivo, ecco, particolarmente sfidante in Italia, dove sicuramente non mancano le idee, la volontà, ecco, di innovazione, però a differenza di altri stati, il riferimento naturalmente corre agli Stati Uniti. Non abbiamo un ecosistema altrettanto flessibile e variegato, mancano un po' le norme e gli strumenti per dar vita a un vero e proprio business delle start-up e rendere, ecco, concrete tutte quelle idee che di anno in anno vengono partorite. Ne parliamo con un vero e proprio esperto di questo settore, ovvero Francesco Giuseppe Varuzza, Portfolio Manager di Digital Magics, che abbiamo il piacere di ospitare qui in studio. Ben trovato. Buongiorno. Bene, ecco, allora Francesco, io direi, diciamo un attimo, ecco, raccontiamo chi è Digital Magics, un'azienda che supporta le start-up del mondo digital tech proprio con servizi per potenziare, per accrescere il business, velocizzarlo, appunto, come abbiamo detto, curando l'intero percorso, l'intero processo, non solo la fase del finanziamento. Un'attività, ecco, che Digital Magics fa ormai da 20 anni, insomma, siete dei veri e propri esperti in questo campo, e dobbiamo dire che, ecco, il vostro operato è particolarmente importante in questo momento in cui, correggimi se sbaglio, siamo tutti un po' imprenditori di noi stessi. È proprio l'epoca che stiamo vivendo che ci spinge a diventarlo. E quindi innanzitutto ti chiedo, ecco, come Digital Magics aiuta proprio le start-up a dare concretezza ai loro sogni. Beh, allora, partiamo un po' nel dire cos'è Digital Magics, cosa fa. Digital Magics è un acceleratore, incubatore certificato di startup, è una società quotata in questo momento sul mercato Euronext Growth, e sostanzialmente quello che fa è investire nelle startup nelle fasi più embrionali del loro stato di vita. Tipicamente noi investiamo quando i team si stanno costituendo, quando la società è partita da poco e quindi deve affrontare un po' tutte quelle che sono le fasi di vita che una startup ha di fronte a sé. Giusto per dare un po' un'immagine anche grafica, c'è tipicamente un grafico che rappresenta la vita delle startup, che dà sostanzialmente su un'asse verticale orizzontale, c'è un momento di curvatura in cui la Y diventa negativa per poi tornare a risalire. È comunemente chiamata la Dead Valley, ok? Quindi è la valle in cui le startup tipicamente vanno a morire perché non riescono a trovare fondi, si scontrano con il mercato e quindi è la fase più critica di una startup. Superata quella fase, tipicamente poi arrivano le startup di successo. Digital Magics opera proprio lì. Noi siamo nel momento proprio dove le startup devono validare tutto quello che loro hanno costruito o che vogliono costruire, quindi che va dalla tecnologia, che vada a formare un team forte, che vada a trovare i giusti finanziatori, e quindi noi interveniamo in quel momento specifico. Come li aiutiamo è, diciamo, è un modello che cambia continuamente nel tempo perché noi ci adattiamo molto a quello che il mercato va a dire e va a indicare un po' alle startup. Noi le aiutiamo oggi offrendo da un lato investimenti. È importante investire nelle startup perché le startup hanno fame ovviamente di finanziamenti, hanno bisogno di investire tanto. Noi investiamo nel digitale, che è una per sua natura la tecnologia più scalabile che può esistere, ma anche in quel campo c'è bisogno di investire veramente tanto, di meno di magari altri settori come le biotecnologie o nella robotica, ma anche lì c'è bisogno di investire veramente tanto. Il secondo è avvicinarli velocemente al mercato. Il mercato è quindi sia, se vogliamo, aziende clienti, ma sia anche investitori. Quindi non costruire una macchina da rally per poi metterla su una pista da Formula 1 o viceversa, costruire una macchina da Formula 1 per poi metterla su una pista da rally, ma fare in modo che si tocchi velocemente quello che il mercato vuole fare, cosa intende, eccetera. Ecco, la velocità appunto è un termine che abbiamo utilizzato anche in apertura, proprio paragonando la nostra realtà a quella degli Stati Uniti. È il valore che ci differenzia rispetto, ecco, a quel mondo che invece è proprio il mondo per eccellenza delle start-up, se guardiamo ad esempio alla Silicon Valley, o quali altri elementi entrano in gioco?
Allora, credo che uno degli aspetti caratteristici dell'Italia sia il fatto che noi abbiamo degli ottimi centri universitari. Noi abbiamo davvero delle università in cui nascono dei talenti tecnologici e di business notevoli, e questo, secondo me, a tendere creerà un gap, no? Siamo abbastanza unici da questo punto di vista. I nostri politecnici sono un'eccellenza, le nostre business school sono un'eccellenza, quindi credo che a tendere questo andrà a creare un gap importante, un vantaggio competitivo del nostro paese. Detto questo, è chiaro che gli Stati Uniti hanno una storia molto più lunga della nostra. Diciamo che se guardiamo gli investimenti pro capite siamo davvero molto distanti da quel punto di vista, no? Giusto per dare due numeri, immaginatevi che nel 2021 gli Stati Uniti aveva 300 miliardi di investimento nel venture capital. L'Italia nel 2022 ha raggiunto i 2 miliardi. Quindi stiamo parlando di economie non paragonabili, se vogliamo, Chiaro. da quel punto di E vista. forse anche di mentalità non paragonabile, perché insomma uno dei motti degli States è fail fast, cioè insomma tante idee, magari non tutte vincenti, ma è meglio provarle rapidamente, vedere come va e se un qualcosa non funziona, passare al progetto successivo. Esattamente. È importante sapere che si può fallire, no? Questo non vuol dire che bisogna fallire, ma è importante sapere che quando si prova, soprattutto su qualcosa di innovativo, di nuovo, di fresco, che non c'è sul mercato, c'è la concreta possibilità che o si è sulla strada sbagliata, e quindi quell'idea o fare un pivoting o semplicemente non potrà fiorire, o la si sta sbagliando a portare avanti. In entrambi i casi ci può essere un fallimento. E che imprenditore, soprattutto con una startup, deve poter accettare con serenità questo aspetto, per poi ripartire con progetti nuovi, ovviamente. Certo, ecco, a proposito, appunto, abbiamo detto le idee non mancano, sono tante, sono numerosissimi i progetti che ogni anno valutate per poi concentrarvi naturalmente su 10-20, ecco, possiamo dire questa cifra proprio a quei progetti che seguite dall'inizio alla fine. E ecco, ti chiedo appunto come si fa poi ad identificare un progetto vincente, quali sono le caratteristiche che vi fanno dire, beh, su questa cosa ci possiamo puntare. Allora, in realtà abbiamo un portafoglio leggermente più ampio, siamo passati proprio l'anno scorso a fare circa 50 investimenti all'anno e quindi con un portafoglio che sta crescendo in modo importante. Le caratteristiche che ci spingono a dire questa dove si può puntare dipende molto in che fase prendiamo questa decisione. Nella fase iniziale, quindi quando siamo nella Dead Valley, per intenderci, quello che ci fa decidere di continuare ad investire, perché noi continuiamo ad investire nei round successivi, è sostanzialmente da due caratteristiche fondamentali: team e, diciamo, il fit dell'idea con il mercato. Okay? Se noi vediamo che il mercato recepisce molto bene quest'idea, vede sostanzialmente che c'è un grandissimo valore e che questo valore può essere, diciamo, può creare un vero ritorno sull'ecosistema, allora quel team è sulla strada giusta. Dopo vediamo il team, è completo, sono dedicati, sono bravi, sono in gamba. Allora, se ci sono queste due componenti nelle fasi iniziali, per noi è sicuramente uno dei progetti in cui andremo a puntare. Successivamente, questa nostra, se vogliamo, investimento o predizione, se si verifica, ci saranno team, mercato e ci saranno anche metriche. Quindi poi a quel punto si entra in una logica diversa di società più mature, più grandi, e sono poi anche le metriche che dicono: ok, forte team, bellissima idea, come genera, no? Quindi cosa sta generando sul mercato, come la possiamo misurare? Quindi sono, se vogliamo, due momenti diversi che hanno un po' di differenze nel processo Chiaro, decisionale. certo. Ecco, invece per quanto riguarda gli start-upper, beh, insomma, sono tanti, no, i giovani che in Italia vogliono dare concretezza, alle loro idee, facendolo tra l'altro nel nostro paese senza essere costretti poi ad esportare, se stessi e appunto i loro progetti all'estero, come purtroppo succede. Tu ne hai visti tanti, ecco, di start-upper. Qualche consiglio da dare per chi vuole inaugurare una nuova attività? Allora, parto nel darti un po' anche un overview, nel Sì? senso che ad esempio io in Digital Magics sono il director di FinPlusTech, uno dei nostri acceleratori, che ogni anno ha una media di application tra le 300 e le 400 startup, quindi noi ogni anno analizziamo almeno un 350 progetti che applicano al nostro open call. E quindi noi vediamo che ci sono una serie di errori, se vogliamo, ricorrenti, che
non sappiamo come mai, ma si verificano e sono quasi sempre gli stessi. Il primo è sostanzialmente il farsi capire. Okay. Quando si lancia un nuovo progetto, soprattutto tecnologico, è importante che chi è dall'altra parte riesca a capirti nel minor tempo possibile, ma soprattutto che riesca a capire anche la tua potenzialità. Parliamo di mercati non sempre facilissimi. Ad esempio, noi abbiamo una startup che è un'eccellenza nel farsi capire, secondo me, da un punto di vista che si chiama Aptus. Aptus AI è una startup che opera nell'ambito del RegTech, una startup che ha un prodotto molto complesso. Loro sostanzialmente analizzano la normativa e danno insight alla compliance di istituzioni finanziarie o di assicurazioni, per intenderci. Prodotto molto complesso con una tecnologia davvero molto profonda, ma loro sono molto bravi nel farsi capire, per intenderci. Non sempre è così, quindi un primo sicuramente consiglio è quello di diventare bravi nel farsi capire. Il secondo consiglio è quello di non essere mai da soli, nel senso che vedere una startup dove c'è un solo imprenditore, non dà un segnale positivo. Fa subito pensare che non si è convinto qualcun altro a seguire questo progetto, quindi c'è subito da chiedersi perché, perché sei da solo, perché in ogni caso un'impresa con un singolo imprenditore, se vogliamo, è molto più vicina all'artigianalità, ok? Mentre invece le start-up devono partire da imprese fin da subito, quindi devono essere team completi e che si vanno a coprire, diciamo, a 360 gradi. Questi sicuramente i due consigli principali. Bene, e io nell'ultima domanda vorrei fare un legame, diciamo, tra passato e presente. Passato perché lo abbiamo detto, insomma, Digital Magics opera ormai da più di 20 anni e tra l'altro nel nome, ecco, c'è un qualcosa che mi ha particolarmente colpito, cioè la parola magic, che deriva da una frase di Arthur Clarke che i più conosceranno, ecco, come lo scrittore del famoso bestseller, poi diventato anche cult cinematografico 2001 Odissea nello spazio. E che cosa dice? Che nessuna tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile from magic, dalla magia. Ecco, e la parola appunto magia, se pensiamo al futuro, all'esplosione sempre più del digitale, dell'intelligenza artificiale, del machine learning, ecco, è un qualcosa che ci coinvolgerà in maniera insomma quotidiana. Quindi ti chiedo proprio a partire da questa suggestione, come vedi il futuro tra 5 anni? Allora, diciamo nel mercato del venture capital, quindi come nuove innovazioni che andremo a vedere, ci sarà sicuramente un fortissimo imprinting dell'intelligenza artificiale che è il trend del momento, ma che diciamo è non, se vogliamo, da questo momento, ma ha le sue radici molto profonde, no? Già dagli anni 80 c'erano i primi modelli che venivano sperimentati. Oggi è diventato mass market perché OpenAI, diciamo, ha mostrato quello che può essere il potere, no? Del generative AI. Nei prossimi 5 anni nasceranno tante intelligenze di dominio, quindi ci saranno progetti molto verticalizzati dove questa AI generativa sarà un layer che cercherà di unire sempre di più la capacità di calcolo con il mondo sottostante, quindi nel poter leggere documenti per poi fare delle analisi, poter guardare delle immagini per poi analizzarle. Quindi farà da layer e nasceranno molte intelligenze di dominio. E sicuramente un altro trend forte che noi vediamo è sicuramente quello della blockchain, un trend che in questo momento, diciamo, se vogliamo, è secondario a quello dell'intelligenza artificiale, ma che ha un potenziale inespresso molto molto elevato. Consente di creare un mondo diverso dove si possono digitalizzare, ad esempio, parti di identità delle persone, e queste parti di identità possono essere utilizzate per accedere a n servizi. Immagina di poter con un click dare le informazioni per sottoscrivere la polizza casa, la polizza auto, no, o sui pet, semplicemente con un token, no? È qualcosa che avviene già oggi sostanzialmente. Semplicemente che bisogna fare un po' questo passo, se vogliamo, infrastrutturale. Chiaro. E allora, ultima suggestione, il fattore umano avrà ancora un ruolo e se sì, quale sarà la sua importanza? Sarà determinante come sempre. Sarà sempre un po' il perno su cui viene creata una startup. Non di meno diventerà sempre più importante non solo il fattore umano, ma come questo fattore umano, quindi diciamo le persone coinvolte, vedono anche la società, quindi un qualcosa di più allargato. Oggi i progetti che
che nascono per portare innovazione e valore, che hanno un ritorno positivo sull'ecosistema, vi posso garantire che vengono decisamente più apprezzati dal mercato, perché effettivamente c'è bisogno di questo, cioè c'è bisogno di innovazione che guarda non solo a migliorare processi, a creare qualcosa di nuovo, ma che migliora effettivamente le vite delle persone. Chiaro, quindi anche la componente della creatività, insomma, rimarrà importante se non fondamentale per poi avviare, ecco, tutti questi progetti. Io ringrazio davvero per il suo intervento Francesco Giuseppe Varuzza, Portfolio Manager di Digital Magic, e naturalmente ti aspetto ancora qui negli studi Le Fonti TV, perché noi abbiamo appena accennato a questo che è un argomento enorme e che subirà degli sviluppi naturalmente nel tempo, quindi avremo modo di approfondirlo ancora. Grazie ancora. Grazie a voi. Bene, termina qui il nostro Instant Focus. La programmazione di Le Fonti TV, mi raccomando, continuate a seguirci.